Ciao a tutti ragazzi e benvenuti da Yurukai. Oggi siamo su Sons of the Forest. Ragazzi, sono andato nell'altro punto che lampeggiava di colore verde. Oh cazzo, c'è un tipo di colore verde. Neanche il tempo, raga, neanche il tempo. Dov'è? Gli diamo una... un colpo, questo l'ammazziamo. Vieni qua, Johnny. No, scappa. Vabbè, è indeciso, non sa che cazzo fare. Aia. Ecco, brutto schifoso. Oh, mi sono rotto, raga. Lo piglio, lo scasso. L'ho preso? Sì, l'ho preso. Allora, ci prendiamo il cadavere e ce lo piazziamo qui. Dicevo, ragazzi, stavo andando avanti, ho trovato... c'è un altro, no? E ho trovato altri due di questi. Evidentemente qua giocavano a golf. No, 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 ragazzi, penso che utilizzano questi come mezzi in quanto elettrici e stavano facendo dei lavori su quest'isola. Comunque noi questo lo buttiamo giù. Abbiamo fame. Ok, ce l'apriamo grande. Abbiamo un sacco di scorte di bevande energetiche, un po' di barrette e razioni militari. Io andrei di barrette al momento. Più o meno il nostro equipaggiamento sta prendendo forma. Questa però non ci dà nemmeno metà di cibo. Qua c'è il nostro caro Johnny. Gli diciamo di costruire un accampamento, perché staremmo qua un bel po'. Costruisci un riparo, esatto. Capito, Johnny? Abbiamo quella barra in basso a destra che non capisco. Oh, sta volando. L'importante è che la costruisci. Dicevo, c'è quella barra in basso a destra con la luna, che non capisco se dobbiamo andare a dormire oppure no. Forse siamo troppo riposati. Comunque, raga, qui c'è sto tizio e qua c'è subito una grotta. Ma che dite? Proviamo ad entrarci in questa grotta? Perché se io apro la mappa, è proprio qui che mi dà il punto di interesse. Io proverei. Addentriamoci. Ok. Raga, ricordiamoci che abbiamo la torcia. Quindi l'equipaggiamo. Fa un po' di luce, ma non troppa. Si scende, scendiamo. Sento dei rumori, ma è tipo rumore di roccia. Speriamo non ci siano mostri qua. Finché ci sono indigeni potremmo anche provare ad affrontarli, ma mostri no, io scappo. Oh cazzo, che palle, ogni volta mi spavento. Raga, ma io non c'avevo l'armatura addosso? Perché non ce l'ho più? Chi era? Oh, c'è qualcosa, raga, c'è qualcosa. Una botola. Food and drink. No, è dining, scusate. Che figura di merda. Ok, entriamo qua dentro. E attenzione, sto posto è... questa non... c'è una struttura all'interno della grotta fatta in stile, diciamo, è moderno. Però c'è comunque morte e panico. Che sono ste robe? Non so cosa siano. Roba da mangiare, io me le pappo. Qua ce n'è altre, ma siamo full. Ho delle frecce, raga. Ho dei dardi. Qua c'è un morto. E questo che cos'è? Ci dovrebbe essere questa struttura qui nell'isola, credo. Là, qui c'è cibo a go-go. E io non lo vorrei sprecare. Guardiamo bene cosa c'è qui intorno. Questo ce lo prendiamo. Si sente il rumore di... tipo una motoretta elettrica. C'è una cassetta di attrezzi, un trapano, non possiamo farci nulla. Ok, io direi di provare o da quella porta o da qui. Facciamoci un attimo qua. Qua c'è un cadavere, ci prendiamo una freccia. Permesso? Ok, è questo che fa rumore. C'è una specie di... non capisco cos'è. Sì, questi sono degli operai che evidentemente ci stavano loro qui. Ah, questo è il robottino. Il robottino quello che pulisce. E non stai facendo bene il tuo lavoro, zio. È tutto lercio qua. Proviamo ad andare da questa parte. Ah, mi chiede una scheda. Una scheda che ovviamente noi non abbiamo. E io mo dove la piglio sta scheda? E a sto punto, raga, non ci resta altro che tornare via. Sappiamo che è lì. Se troviamo una scheda, ci dobbiamo ritornare. Ok, rimettiamo la torcia e usciamo di qua.
5 minutes later. Ok, siamo di nuovo all'esterno, ci togliamo questa. E porca miseria, ci sono i tipi però. Mizza, quanti, raga? Quanti? Sono troppi, raga, sono troppi. Io me ne scappo. Anche se li abbiamo lasciati in balia di Kelvin, che non so come se... Là ce n'è uno un po' più. No, ma sono un po' io, ragazzi. Sono troppi. E io non sono nemmeno armato adeguatamente. Allora, direi che possiamo andarcene. E il nostro obiettivo potrebbe essere quel punto esclamativo lì di fronte. Quindi proseguiamo in quella direzione. Magari scopriamo altro. Kelvin penso che ci raggiungerà. E raga, se non troverò nulla di interessante, ci vediamo quando sono arrivato più o meno lì, nel punto di informazione. C'è qualcosa. Che cazzo è? No, è... Passiamoci, raga, quanti quanti. È un mostro? L'hanno legato? Se l'hanno legato, allora non c'è problema. Io l'attacco. Oh cazzo, gli ho tolto le corde. No, pensavo che potevo ammazzarlo. Via, stammi lontano. Oh porca puttana. Oh! Aiuto. Ce l'ho dietro, mi sta rincorrendo. Scappiamo. Mi ha tolto quasi metà vita. Questo mi sciotta. Dov'è? C'è ancora, no? Porca troia, è ancora qua. Aiuto, come l'ammazzo io questo? Via, ragazzi, via. Ok, andiamo sempre in fondo. È là, il maledetto. Dobbiamo scappare. Mazza, fa paurissima. Gli ho dato un colpo che manco l'ha sentito. Abbiamo seminato? Dimmi di sì, pare di sì. No, è ancora là. Non so se lo vedete voi, io lo vedo, però si è fermato. Ok, vabbè. Che cazzo è? Allora, siamo vicini. Infatti sento il beep che suona. Andiamo. Abbiamo anche un po' di sete. Eccolo. Da qualche parte. Suona molto veloce. Dov'è? Dritto di fronte a noi. Ah. Questo? È una tomba. Ah, è qua. Che cazzo è? È una donna? Infatti mi dice che è in movimento il coso. Vediamoci. Ciao. Non sembra che... Ha quattro gambe, raga? Ha quattro gambe? Ha due fagiane? Come la chiamiamo questa? Scappa, c'ha paura. Ma io non sono un nemico. Raga, io mi aspettavo tutto tranne che una donna con quattro gambe. Fatto sta che sto coso che suona sta qui. Io non so se devo scavare, devo fare qualcosa, ma non smette di suonare. Io non c'ho una pala, non c'ho niente, ma non mi dice nemmeno di scavare. Dice solo che è qua. Esatto, mi dice che se io prendo sto... Oh cazzo, sta diventando notte, raga. Raga, ora come cazzo faccio? Aspettate, devo dormire. E lo mettiamo qua. Facciamo una sorta di rifugio, così salviamo e dormiamo. 6.5 hours later. Johnny, tu sai dirmi come fare qua? Kelvin, oh, cazzo sto facendo? Porca troia, gli ho dato fuoco e mi sono dato fuoco. Cazzo. Spegnerò prima o poi. Puttana la... Oh, fai qualcosa tu. Questo non serve a un cazzo, raga. Ok. Vabbè, io qua ci ho fatto una casa e sappiamo che qui c'è un altro coso. È un posto al sole ancora, ci sarà. Potremmo andare dritti nell'acqua, come vedete là sotto, e in cerca del prossimo segnale. Quindi ora, raga, ci facciamo un po' di strada e vediamo di arrivare là sotto. Il punto è abbastanza lontano. Poi ci mangiamo qualcosina perché vedo che siamo un po' il ramen. A corto di fame. Non basta, ce ne mangiamo due, dai. Miam, buono. In pratica stiamo tornando alla spiaggia dove ci ha spawnato all'inizio.
c'era un punto che noi non siamo andati a controllare. E io mi farò dei rifugi in tutti i posti dove ci sono punti di interesse. E vedete, raga, sarà quel coso. C'è un coso arancione là. Sì, è quello, andiamo. Però qua c'è un dirupo, porca vacca. Ci devo girare attorno. Aspetta, forse se scendo piano piano di qua. Ok. 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 E ok. Easy! Ok, siamo nella spiaggia, il posto è vicino. E qui c'è qualcosa. Aia. Mamma mia, raga, che crudeltà. Ma chi è che fa ste robe? Ok, è tipo una tenda galleggiante, tipo... un gommone con una copertura. E però ci dobbiamo andare a nuoto? Ci andiamo a nuoto, ragazzi, io ci provo. Andiamo. Oh, posso andare pure nel fondale. Non si vede una cippa, però. Ok, è abbastanza lontana, ci metterò un po'. Aia, che cazzo è? Qualcosa mi ha morso, raga. No. Oh, porca troia, uno squalo. Ma che cazzo faccio, raga? No, devo arrivare prima che mi ammazza. Cazzo, c'è uno squalo alle costole. Alle calcagna. Porca puttana. Ci mancava solo lo squalo, ragazza. Però mi facevo la zattera. Sali, 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 sbrigati. Sali, porca vacca, sali. Oh, c'è una pistola. Ok. Che paura. Oh, c'è un tizio. Oh. Che è? Che succede? Oh, c'è un tizio morto. Cazzo, lo squalo. Porca miseria. E io ora come cazzo me ne vado da qua? Guarda, mi gira attorno, non me ne fa andare. Vabbè, coraggio questo. La pistola, raga. Ma io non posso remare fino a riva? Allora, ce l'abbiamo, dov'è? Qui. Bella. Fantastica. Questo in The Forest, nel capitolo 1, ce lo potevamo scordare. Dov'è lo squalo? Allora, io vorrei tornare. La costa più vicina è quella lì. Però non vorrei sprecare i colpi, raga. Oh, il tipo sembra che sia... Ah no, è qua. Ho provato un colpo. Non lo vedo più, raga. Io provo. Ah no, c'è... Ogni volta che dico non lo vedo più, eccolo. Prego, brutto... Stronzo. È morto, no? Maledetto. Io non me ne vado di qua fino a quando non l'ammazzo. Eccolo. Ma che non muore sto coso? È lì. Ah, ma è più di uno. Porca vacca, io sto sprecando un sacco di munizioni. Allora, sentite, facciamo così, raga. Mi prendo uno di questo. Ce lo mangiamo. Non voglio sprecare munizioni. Ora prendermene. E me ne vado, e ciao a tutti. Nuoto come un fulmine, sperando di arrivare prima che mi ammazzino. Sto nuotando più veloce che posso. Finora tutto bene. Ok, ragazzi, l'abbiamo scampata. A saperlo non gli sparavo. Ok, proseguiamo, se arriva qualcuno gli spariamo. Ok ragazzi, io mi fermo qua, però non vi preoccupate perché più tardi uscirà il quarto episodio. A presto e ciao. The Eurocard!